Amici di Michael Andrew Channel, bentornati in un nuovo episodio dedicato alla nostra mega Prussia. Allora, nello scorso episodio è finita la quarta guerra di unificazione tedesca. Abbiamo un'altra volta sconfitto la coalizione antiprussiana, un'altra volta sconfitto la Francia e gli stati tedeschi. Abbiamo preso Augsburg, abbiamo preso Monaco di Baviera, abbiamo preso Francoforte. Ci mancano Hesse e Köln per avere il controllo della Germania. Ovviamente mi sono dedicato a tutt'altro nel frattempo. Il problema più grosso che ho al momento è una sovraestensione che mi sta facendo scoppiare ribellioni, come potete vedere ovunque, e la cosa non è per nulla simpatica. Io ho comunque moltissime truppe che hanno l'ordine di rimuovere ribelli ovunque, e quindi lentamente sto cercando di porre un freno a questa situazione, che però è difficile, è davvero difficile. Soprattutto considerando che ho un'estensione territoriale tale da garantire al momento credo di avere più di 500.000 di ribelli in tutto il territorio, e la cosa è divertente da vedere ma è frustrante da giocare. Però pian piano arriveremo ad abbassare presto la sovraestensione sotto al 100 e poi a portarla a 0, e a quel punto saremo pronti per i prossimi passi. I prossimi passi quali saranno? Allora, la tregua contro la coalizione scade fra 15 anni. No, scusate, fatemi vedere quando posso attaccare Colonia. Nel 97, quindi fra 11 anni. Il punto è che sì, in questi 11 anni devo cercare di mantenere la coesione territoriale, di non avere troppi ribelli, cazzi e mazzi, e soprattutto, guardate, è una cosa bestiale. E soprattutto devo essere pronto ad attaccare la giugulare Colonia per inglobarla, perché hanno Köln e hanno Hessen, che sono le ultime due città che mi servono per dichiarare la grande Germania. Io tutte le volte che do un ordine la legittimità viene... oh merda, ma lo so io, guardate, quando scendo sotto il 100 questo problema di legittimazione lo risolvo, perché abdico, ho un re che fa schifo, letteralmente schifo, e ho un dicenne che è un 366 che voglio portare subito al trono, Carlo di Coenzola, quindi non appena possibile abdicherò con questo scimunito. Ok, abbiamo ancora, dimmi che sono all'85, bene, perfetto. Nel frattempo abbiamo iniziato l'annessione della Gran Bretagna. Inizialmente doveva essere 1810, adesso abbiamo fatto molta deep reputation nel 1798, quindi fondamentalmente fra 12 anni la Gran Bretagna dovrebbe essere parte del grande impero di Prussia. Bene così. Questi 50.000 dove cazzo vanno? Vanno sempre un po' per gli affari loro, vabbè, e vabbè. C'era anche l'idea di attaccare i Ming, ma forse al momento ho altre priorità. Forse al momento ho altre priorità questa. Vedete, se facessi così, guardate, ha molto più senso. Russia, no? No, è Prussia purtroppo. Mi è partito lo sterzo a est, mi è partito lo sterzo a destra. Destra. Ok, posso fare una tecnologia militare finalmente. Con le altre sono indietro come la coda del porco. Ma posso fare finalmente la Jäger Infantry. Cacciatori. E sto perdendo soltanto 20 ducati. Beh, è pochissimo, ragazzi. 20 ducati è nulla. Perdevo tipo quasi 100 ducati al giorno. E guardate la corruzione ancora quanto è alta. Non so perché è così alta, però probabilmente per l'estensione territoriale. Ah, ma anche la sovraestensione me la alzano. Ecco perché. Quando porterò la sovraestensione... ok. Ok, abbiamo il cuore a Monaco. Meraviglia delle meraviglie. Dobbiamo lavorare ancora a quello di Ferrara, poi ci siamo. Allora, altri ribelli infami? Dove sono? Dove sono gli altri ribelli infami? Dai, li ho visti. Finnmark, eccoli lì. Chi è che vuole fare una gita in montagna? All'aria aperta, al fresco. Ecco voi. 21esima armata, che tra l'altro è quella con il mio sovrano. Magari schiattasse, gli venisse un raffreddore fulminante. Che faticaccia. E anche Ferrara è in estrema difficoltà. Il problema è che a Ferrara come cacchio ci arriviamo con gli austriaci che ci danno il diritto di passaggio? Lo accettano, però non ce lo danno. E allora andate un po' a quel paese, ragazzi. No? Ok. La Francia è ancora alleata con la Colonia e Friesland. Voglio vedere come... aggressive expansion 68-220. No, la Francia potrebbe rientrare tranquillamente nella coalizione, a meno che in questi 11 anni non faccia nulla. Con le better relation over time e la diplo reputation potrei rendere impossibile alla Francia la quinta coalizione, quindi poi la guerra di unificazione tedesca sarebbe un gioco da ragazzi, attaccando direttamente Colonia. Potrei pensarci decisamente. Nation Arrestment 2 forse devo pensarci prima, anche se questo arrest è tutto figlio della figlio di eventi dovuti alla sovraestensione, non è nulla perfetto. Comunque in pochissimo tempo siamo già al 10% della annessione britannica. Ottimo, ottimo davvero, ottimo. Annessione britannica significa anche Brasile, non dimenticatevelo. Oh no, le rede crepa! Ma vaffanculo. Merda. Mi è morto l'unico erede capace che avevo, volevo... Fermi tutti, Federico Guglielmo... Via dalle palle, perché se muori adesso è un casino. Dobbiamo farlo sposare, dobbiamo dargli un figlio. Matrimonio reale con la Spagna ci sta? Ma ce l'abbiamo già con la Savoia. Sono oltraggiati. Con lo UK. Ah no, sono un'unione, che pirla. L'Austria non credo, la Boemia non credo. Portogallo? No, basta. E abbiamo finito le... Abbiamo finito le altre monarchie. Con i Ming potrei fare un royal marriage. No, siamo protestanti, non possiamo. Notevole, notevole. Tra l'altro il mio re è questo, non leader. L'avevo mandato a Finnmark, è vero, mi ero dimenticato. Ah, che due scatole, ragazzi. Credo di avere adesso gli eserciti tutti al massimo e dovrei avere smesso di avere... logoramento, quindi posso tranquillamente adesso spostare questi 50.000 a Roma, tranquillamente, la parola, li spostiamo così poi possiamo andare a Ferrara e controllo delle province, nobiltà e clero, come sempre. Dove sono i miei mercanti? Trasferisce il Baltico, trasferisce il Baltico. Trasferisce il Baltico. Ah no, dal Baltico a Lübeck. No, questo che sta a Cracovia adesso lo mando a fare collect. No, merda, ho sbagliato. No! Transfer. Vaffanculo. E vaffanculo pure te. Tu fai transfer, rompi palle. Qui a Ragusa mandiamo quel tizio che sta a Cracovia, lo mandiamo a Ragusa a raccogliere, dai. Ho fatto un danno notevole. Oh, impressionante, è da più di 15 secondi che non ho una ribellione con 70.000 uomini che mi vogliono far fuori. Non mi par vero. Pazzesco. Ok. Miglioriamo le relazioni con la Francia, miglioriamo le relazioni con la Castiglia e con la Savoia. Sono le uniche nazioni che praticamente possono mettersi contro di noi, quindi miglioriamo le relazioni. E poi non saprei. Vorrei capire, l'esercito che stava arrivando a Roma è pronto? Quasi, 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 quasi. Avanti. Speriamo che Ferrara non caschi proprio adesso che ho gli uomini per difenderla. Ah, e la cosa bella è che adesso praticamente ho tutta la flotta, inclusa quella leggera, che sta facendo trasporto. Ecco perché sto perdendo anche tantissimi soldi, perché a Lübeck non ho nessuno che mi sta facendo trasporto. Non so come ho fatto, però... bell'errore strategico. Adesso devo fare una bella riforma dei commerci. Ci credo che ho perso 8.000 ducati durante la guerra, ma non avevo assolutamente voglia di guardarci, quindi i professori che mi dicono di stare più attento nei commenti, per favore... Sulla via Appia, da soli, per favore, per favore, per favore. Non avevo assolutamente voglia di dare un'occhiata, c'era altra roba da fare e devo sempre farla in 20 minuti, quindi raus. Allora, Protect Trade, vediamo un po' se Lübeck mi dà qualche soldo in più, oppure se sono troppi. No, perdiamo in realtà. Perdiamo. Dov'è Ragusa? No, è troppo. Il problema, sapete cosa? Che sono troppe. Quindi, split. E split. Allora, queste le portiamo a Lübeck. Queste le portiamo, dai, a Ragusa. Queste le portiamo nel Baltico. Oh, il Baltico dà molto adesso. Vediamo. 1, 13, ancora Baltico, e quest'altra è ultima a Novgorod. Allora, no, no, queste vanno già in back. Ok, fatto. Done. Dotter 633, sì. Sabine. Sabine è la nostra... Ah, Sabine è la nostra imperatrice consorte. Sabina è la nostra imperatrice consorte. Sabine invece è la figlia, 633, ammazza. Poderosissima, sia la moglie sia la figlia. Dimettiti, cazzo. Dimettiti. E adesso abbiamo più soldi, ma guarda un po'. Dov'è Ryazan? Cazzo, Ryazan, per favore. Qui si vogliono ribellare perché vi alza l'autonomia, non rompete i coglioni. Poi quali ottomani si vogliono ribellare? Costantinopoli, alziamo l'autonomia anche a loro. Oppure un altro mezzo, scusate, altro che alzare l'autonomia, gli piazzo un esercito perché 5-8 è poco. Poi chi altro? Francoforte, 2-2. Damn. E tutti contenti. Dai che portiamo finalmente la sovraestensione a 0 e non abbiamo più tanti problemi. Iniziamo a preparare la guerra per l'unificazione finale, intanto che annettiamo lo UK. A questo punto, se io fossi una brutta persona, potrei provare anche ad attaccare i Ming. Ah, merda, i separatisti di Bukhara non li avevo considerati. Comunque con la Spagna le relazioni sono ancora buone. È un peccato che abbiano la... Ah, merda, ho capito perché hanno rotto l'alleanza. Perché avevamo promesso loro dei territori e non glieli abbiamo assegnati. Quindi la loro fiducia adesso è sotto i piedi. 21. Non la otterremo più. Mentre con la Savoia... Oltraggiati, vabbè. Purtroppo la nostra fama ci precede. Con la Francia meno 62. No, credo che comunque... in un modo o nell'altro riusciranno a riaprire una coalizione. Posso portare la velocità a 4 avanti. (1789). 50 diplomatic power, wow, impressionante. Tanto diamo più diplo reputation e aumentiamo di 1 i punti diplomatici, perché sennò col piffero che riusciamo ad annettere la il nostro UK, e mettiamo anche il focus diplomatico, altrimenti finiamo i punti, perché se scendono di 6 al mese, guarda un po', fermi tutti, se scendono di 6 al mese devo chiedere ai Burger di darmi influenza 25 più grande. Così almeno andiamo 80. Non posso farci niente. Il problema sapete anche qual è? Che, vabbè, qui ho... punto diplomatico. Leviamo la diplomatic cooperation, ci metteremo di più, ma ci metteremo più tempo ad integrare lo UK, però credo che adesso il monthly increase è meno 4. Devo trovare un modo di ottenere più punti diplomatici, se no alla fine. Dove sono i Chagai? Cosa sono questi? Chagatai? Dove cazzo state? Chagatai? Che minchia siete? Chagai? Ma no, ma chi cazzo sono? Ah, saranno questi. Ma Bucaran. Ah, eccoli Chagatai, va bene. Vabbè, ci pensate voi, dai, non rompete le scatole. Con la Boemia non sono in tregua, giusto? Perfetto. E la Boemia è alleata di Danimarca, Palatinato, Savoia e Gellere, quindi Colonia purtroppo non c'è. Io devo attaccare qualcuno che sia alleato di Colonia. Francia, Oldenburg, Palatinato e Brabant. E a questo punto vediamo il Palatinato. Aachen, Boemia e Colonia. Però siamo in tregua con loro, giusto? Sì, fino al 97. Ok, andiamo avanti. La Francia non ne parliamo, Oldenburg non ne parliamo, Brabant pure. No, non mi ricordo dove cazzo è Brabant. Eccolo qua. No, ragazzi, la tregua di Brabant non ce l'abbiamo. Se io attacco Brabant mi trovo contro Colonia, Würzburg, Papa e Friesland. Ragazzi, è il momento opportuno. È il momento opportuno, attacchiamo Brabant con la scusa ci prendiamo Colonia. Anche perché molto presto saremo a 0 sovraestensione e non avremo i problemi di ribellione. Ok, manca un minuto alla fine dell'episodio, quindi credo che questa sarà una cosa che vedremo nel prossimo. Però intanto possiamo già impostare l'attacco... E devo capire come migliorare questa diplomatic power, perché è veramente tragico. Perché ne abbiamo così poco? No, in realtà dovrei trovare l'advisor che mi dà di più reputation più 3 e più 1, ma che mi dà più 3 punti diplomatici, almeno scende più lentamente. Ma mannaggia, l'integrazione dello UK è costosissima. Che culo, guarda un po', eh. Va bene, intanto siamo pronti, non voglio farmi fregare. Allora, declare war da solo. Perché l'Austria? L'Austria difende la fede cattolica. Ah. Quindi mi troverei contro l'Austria, la Spagna difende la fede cattolica, l'Austria perché è impero, l'Austria non mi fa molta paura. La Spagna però tutto sommato è un po' una rottura di palle. Il punto è che se attacco direttamente Colonia ho sempre la Spagna che rompe gli scatoloni. No, niente, quindi c'è da prepararsi una nuova quinta guerra di unificazione. A questo punto sarà contro Spagna e Austria, la Francia sarà da parte, i miei vecchi alleati saranno ora contro di me. Sarà interessante, però lo vediamo nel prossimo episodio. Vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di mettere un pollice in su e vi do appuntamento alla prossima.